Sindaco Maurizio Brucchi, tante polemiche sull'aumento della tassa sui rifiuti, quali osservazioni fare? Ma guardi, polemiche che tra l'altro non cercano di nascondere la verità, che la verità è una e una soltanto. Noi siamo stati costretti ad aumentare del 14% perché purtroppo i nostri rifiuti devono viaggiare, devono andare a Chieti, devono andare a Cesenatico, perché dobbiamo ricordare che noi il 31 dicembre 2010 il CIRSU ci ha chiuso le porte, il nostro organico adesso deve viaggiare. E paghiamo, siamo passati da 140 euro a tonnellata a 190 euro a tonnellata per quanto riguarda l'indifferenziato, e meno male che c'è il porta a porta che ci ha permesso di ridurre la quantità di indifferenziato che portiamo, che è soltanto del 37%, altrimenti gli aumenti sarebbero stati ben più grandi. Quindi noi dobbiamo dire grazie al porta a porta che funziona. Quest'anno c'è questo piccolo aumento, piccolo grande aumento, perché poi dipende dai punti di vista, giustamente. A me questo non fa piacere come sindaco, ma siamo stati costretti, perché purtroppo i maggiori costi dei conferimenti non dipendono dalla TEAM, però io direi anche che la TEAM è una grande realtà. Tenga presente che in questo momento i comuni che stanno in difficoltà chiedono proprio alla TEAM Ambiente di andare a gestire il servizio, quindi questo vuol dire che la TEAM funziona. D'altra parte basta girare per Teramo per capire che funziona, per capire che a Teramo rifiuti in mezzo alla strada non ce ne sono mai stati. Invece in altri comuni che sono amministrati da altre colore politico mi sembra che qualche problemino c'è. E allora finiamola con le strumentalizzazioni e invito anzi queste persone che strumentalizzano ad andare a guardare dentro casa loro prima di guardare dentro casa degli altri.